The sermon discerning the body of the Lord was delivered by Brother William Marion Branham on Wednesday evening, August 12, 1959, at Miami Valley Catawba Campground in Catawba, Ohio, United States of America. Il sermone Discernere il corpo del Signore è stato predicato dal fratello William Marion Branham la sera di mercoledì 12 agosto 1959 al Miami Valley Catawba Campgrounds a Catawba, Ohio, Stati Uniti d'America. Good evening, friends. Be seated. Grazie, fratello Sullivan. Buonasera, amici, e sedetevi. It's nice to be here again tonight under this roof and among these fine Christian people. And we are expecting God tonight to do the exceedingly abundantly above all that we could do or think. We know that He is real. È bello essere di nuovo qui stasera sotto questo tetto e fra queste brave persone cristiane e ci aspettiamo che Dio stasera faccia straordinariamente, abbondantemente, al di là di tutto quello che possiamo fare o pensare. Sappiamo che Egli è reale. How many feel that you got healed last night in the services? Oh, that's just fine. We're looking for the rest of you to be healed tonight. Quanti sentono di essere stati guariti ieri sera nei servizi? Oh, è proprio eccellente. Ci aspettiamo che stasera altri siano guariti. And I think we still got out some prayer cards. Billy didn't give any out, he told me, because we didn't take up just a few of those last night. E io penso che sono rimasti ancora dei biglietti di preghiera. Billy non ne ha distribuiti, mi ha detto, perché ne abbiamo presi solo pochi di quelli di ieri sera. And there might be some of those people who felt that they would like to come into the prayer line, or we might use some of them a little later on in the night for a line of discernment. E ci potrebbero essere alcune di quelle persone che sentono di voler venire nella fila di preghiera, oppure potremmo usarlo un po' dopo, durante la serata, per una fila di discernimento. That's what it is in the discernment that heals a person. It just sets them in condition to look up and accept their healing that Jesus has already did for them. E il ecco cosa non è il discernimento che guarisce una persona, esso li pone solo in condizione da alzare lo sguardo e accettare la propria guarigione che Gesù ha già fatto per loro. See, the laying on of hands is a very good thing because it's scriptural, but it isn't a Gentile way of getting healed. Capite, l'imporre le mani è una cosa molto buona, perché è scritturale, ma non è il modo gentile di essere guariti. In the Bible, there was a Jew that had his daughter was very sick unto death, and she died. And he said to Jesus, my daughter's laying is nigh unto death, but come and lay your hands on her, and she'll get well. In questa, nella Bibbia, c'era un giudeo che aveva sua figlia era molto malata, a morte, e lei morì, e disse a Gesù, mia figlia si trova vicina alla morte, ma vieni e imponi le mani su di lei e starà bene. But when the Roman, the centurion, the Gentile, when his servant was sick, he said, I'm not worthy that you come under my roof. Just speak the word.
Ma quando il romano, il centurione, il gentile, quando il suo servo era malato, disse: «Non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, solo parla la parola». That's what turned the heart of Jesus. Didn't have to lay hands on him. He just wanted to hear the word. Ecco cosa mosse il cuore di Gesù. Non doveva imporgli le mani, voleva solo sentire la parola. You see, I like that story because that Roman recognized that he was a man with an authority. And if he said to a man, do this or do that, he did it. Vedete, mi piace quella storia, perché quel romano riconobbe che era un uomo con autorità. E se diceva ad un uomo, fai questo, oppure fai quello, lo faceva. And he recognized that same authority, authority in the Lord Jesus. For he knew that if he said to a man that was under him, you go or you come, he had to obey. E riconobbe quella stessa autorità nel Signore Gesù, perché lui sapeva che se avesse detto ad un uomo che era sotto di lui, vai o vieni, doveva obbedirgli. And he knew that all sicknesses and diseases was under the control of the Lord Jesus. Therefore, he didn't have to come lay hands on the servant. Just speak the word, and my servant will live. E sapeva che ogni malanno e malattia era sotto il controllo del Signore Gesù. Quindi egli non doveva venire imporre le mani sul servitore. Solo parla la parola, e il mio servitore vivrà. And Jesus marveled, and he said, I've not found faith like that in Israel. E Gesù si meravigliò e disse, non ho trovato fede simile in Israele. So I sure hope that I'll live to see the day when we Americans will have that kind of faith. Just speak the word, Lord, and my servant will live. It'll be a great day. Così, di certo, spero di vivere per vedere il giorno in cui noi americani avremo quel tipo di fede. Solo parla la parola, Signore, e il mio servitore vivrà. Oh, sarà un grande giorno! Now we're sometimes when the anointing is very heavy, sometimes I don't get a chance to make the altar call. Some of the other brethren, Brother Sullivan or some of my noble brethren here will take care of that. Ora, siamo a volte quando l'unzione è molto forte e a volte non ho l'opportunità di fare la chiamata all'altare. Alcuni degli altri fratelli, il fratello Sullivan o alcuni dei miei mirabili fratelli qui se ne occuperanno. Someone might say that we were just featuring divine healing. Divine healing is just like going fishing. You never show the fish the hook, you just show him the bait. And he grabs the bait and gets the hook. Qualcuno potrebbe dire che stiamo solo dando risalto alla guarigione divina. La guarigione divina è proprio come andare a pesca. Non mostrate l'amo al pesce, gli mostrate solo l'esca e lui afferra l'esca e prende l'amo. So that's the way it is with divine healing. It's attractive because it demonstrates and proves that there is a God that lives and is interested in you. Quindi ecco com'è la guarigione divina. È attraente perché essa dimostra e prova che c'è un Dio che vive ed è interessato a voi. And the unbeliever see that, quickly his eye catches it and knows there is a living God, and then he's on the line of salvation then. God can go to controlling him then and winding him in. So that's what divine healing is for, merely for that sake.
E l'incredulo lo vede, velocemente il suo occhio lo afferra e sa che c'è un Dio vivente. E poi allora è sulla lenza della salvezza. Dio può iniziare a controllarlo allora e recuperarlo. Quindi ecco per cosa è la guarigione divina, solamente per quello scopo. The boy here's got some of the tapes and the books and records and so forth that they have a little business of their own that they take care of. I ragazzi qui hanno dei nastri e dei libri e registrazioni e così via, di cui hanno una piccola attività in proprio di cui si occupano. We don't, for myself, I only have those books and some of them I have to buy, some of them belongs to me, the sermons. Noi non per me stesso, ho solo quei libri e alcuni di essi devo comprarli, ci sono alcuni di essi che mi appartengono, il sermone. The others are books that I buy from Brother Lindsay, called My Life Story, and then there's the one called Prophet Visits Africa, and I believe three or four of the sermons belongs to me. Gli altri sono libri che compro dal fratello Lindsay, chiamato Storia della mia vita. E poi c'è uno chiamato Un profeta visita l'Africa e credo tre o quattro dei sermoni mi appartengono. They have them here not for money, just so that the message gets out. That's the main thing. Get the message out. For we're living in an hour later than we think. Li hanno qui non per denaro, solo in modo che il messaggio sia divulgato. Quella è la cosa principale, divulgare il messaggio, perché viviamo in un'ora più tarda di quello che pensiamo. It's at the close of the age, and the church is in a terrible condition. And we are only trying to scatter sunshine among the people. È alla conclusione dell'epoca e la Chiesa è in una condizione terribile e cerchiamo solo di spargere la luce del sole fra le persone. Not to try to convert them over to some of our beliefs, but to try to get them to live closer to the Lord Jesus and believe Him. Non per cercare di convertirle ad alcuni dei nostri credi, ma per cercare di portarla a vivere più vicini al Signore Gesù e credere a Lui. Not to pull members from a church to another church, but to send more members to that church is our purpose. Non per togliere membri da una chiesa verso un'altra chiesa, ma mandare più membri in quella chiesa è il nostro scopo. Now, just before we open the word for the evening's message, which is short, we don't want to keep you long because many are coming from way out of town and you have to go back to work. Ora, appena prima di aprire la parola per il messaggio della sera, che è breve, non vogliamo trattenervi a lungo, perché molti vengono da lontano, fuori città, e dovete tornare al lavoro. And we'll wait till Saturday night and keep you late then. And then Sunday you don't have to go to Sunday school until 9:30. So let us bow our heads just a moment for a word of prayer. E aspetteremo fino a sabato sera e allora vi terremo fino a tardi. E poi domenica non dovete andare alla scuola domenicale prima delle 9:30. Quindi chiniamo i capi solo un momento per una parola di preghiera. Lord, we are grateful above thought for the opportunity to come and bow our heads to the living God and know that we have been promised by His Holy Son, the Lord Jesus, that we can have what we asked if we ask the Father in the name of the Lord Jesus, His Son.
Signore, siamo grati oltre il pensiero per l'opportunità di venire a chinare i capi verso il Dio vivente e sapere che ci è stato promesso dal suo santo Figlio, il Signore Gesù, che possiamo avere quello che chiediamo se chiediamo al Padre nel nome del Signore Gesù, suo Figlio. And we have been assured that we'll have an interview or an audition with Him if we come in Jesus' name. For He has said, ask the Father anything in my name, He'll grant it. E ci è stato assicurato che avremo un colloquio o un'udienza con Lui se veniamo nel nome di Gesù, perché Gli ha detto, chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome, Egli la accorderà. And we are absolutely sure tonight that He hears us and that what we ask will be granted because we feel that our asking is the will of God. E siamo assolutamente certi stasera che Egli ci ascolta e che quello che chiediamo sarà accordato, perché sentiamo che il nostro chiedere è la volontà di Dio. For He has said in a certain place, you have not because you ask not. And you ask not because you believe not. Perché Gli ha detto in un certo punto, non avete perché non chiedete, e non chiedete perché non credete. Lord, the reason we are coming is because we do believe. And we believe that You will answer. Signore, il motivo per cui veniamo è perché davvero crediamo e crediamo che Tu risponderai. And our prayers are not just to be heard of man, but we believe that You are listening and are sure that You'll answer us because You have promised to. We would ask only Your will to be done. E le nostre preghiere non sono solo per essere udite dagli uomini, ma crediamo che Tu stai ascoltando e siamo certi che Tu ci risponderai, perché ce l'hai promesso. Vorremmo chiedere solo che sia fatta la Tua volontà. Let it be tonight, Lord, that every sinner that's here that does not know You as their Savior, may this be the night that something will be done or said, that they'll accept Thee as their Savior. Lascia che sia stasera, Signore, che ogni peccatore che è qui, che non Ti conosce come proprio Salvatore, possa questa essere la sera in cui sarà fatto o detto qualcosa affinché accettino Te come loro Salvatore. May those without the Holy Spirit tonight, that's longing and waiting for that hour when the scales will fall from their eyes and then their heart's desire will be given to them. Oh Lord, may the Holy Ghost tonight fill every heart. Possano quelli senza lo Spirito Santo stasera, che bramano e aspettano quell'ora in cui cadranno le scaglie dai loro occhi, e allora sarà dato loro il desiderio del loro cuore. Oh Signore, possa lo Spirito Santo stasera riempire ogni cuore. May there be such a manifestation of the Spirit of God till their souls will be so thrilled to all the doubt and superstitions will be taken from them and the Holy Spirit will come into their life and seal them into the kingdom of God.
possa esserci una tale manifestazione dello Spirito di Dio, al punto che le loro anime siano così entusiasmate, tanto che ogni dubbio e superstizione sia tolta da loro e lo Spirito Santo entri nella loro vita e li suggelli nel regno di Dio. Grant tonight, Lord, that there will not be one sick person in our midst when the service is over. May everyone be healed. Concedi stasera, Signore, che non ci sia una persona malata fra noi quando il servizio finirà. Possa ognuno essere guarito. We would not forget them that are in the hospitals and shut-ins and in prison that's deeply in need of thy mercy. Be with them, O Lord. Non vorremmo dimenticare quelli che sono negli ospedali e reclusi e in prigione, che sono profondamente nel bisogno della tua misericordia. Sii con loro, o Signore. And as we leave tonight, may we say like the disciples, we've seen strange things today. And may our hearts burn within us as we go to our different homes. E quando ce ne andremo stasera, possiamo dire come i discepoli, abbiamo visto cose strane oggi, e possano i nostri cuori ardere dentro di noi mentre andremo nelle nostre diverse case. We are depending on you, our Savior, to grant these things to us according to your promise, and your promise is always your will. We ask it in Jesus' name. Amen. Dipendiamo da te, nostro Salvatore, per concederci queste cose secondo la tua promessa. E la tua promessa è sempre la tua volontà. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. If you would like to turn tonight in the sacred writings to the first book of Corinthians, 11th chapter, we would read a portion of the scripture, beginning with the 23rd verse. Se vorrete andare stasera negli scritti sacri al primo libro di Corinzi, 11° capitolo, vorremmo leggere una porzione della scrittura iniziando con il 23° versetto. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Poiché io dal Signore ricevuto ciò che anche io ho dato a voi, cioè che il Signore Gesù, nella notte che egli fu tradito, prese del pane. And when he had given thanks, he broke it and said, take and eat, this is my body which was broken for you. This do in remembrance of me. E dopo aver rese grazie, lo ruppe e disse, pigliate e mangiate. Questo è il mio corpo, il quale per voi è stato rotto. Fate questo in rammemorazione di me. After the same manner, he took the cup also, and when he had given thanks, saying, this is the cup of the New Testament, as oft as you drink it, in remembrance of me. Alla stessa maniera prese anche il calice, dunque, e quando egli ebbe reso grazie dicendo, questo è il calice del nuovo patto, ogni volta che voi ne berrete in rammemorazione di me. For as oft as you eat the bread and drink the cup of the Lord, you show forth his death until he comes. Perciò che ogni volta che voi avrete mangiato il pane, bevuto il calice del Signore, voi annunzierete la sua morte finché egli viene. Wherefore whosoever shall
eat this bread, drink the cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Perciò chiunque avrà mangiato questo pane, bevuto il calice del Signore indegnamente, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Now I want to read my text out of the 29th verse. For he that eateth and drinketh unworthily shall be guilty of the body of the Lord. I would have read that wrong. Ora voglio leggere il mio testo dal 29esimo versetto. Perciò chiunque avrà mangiato e bevuto indegnamente sarà colpevole del corpo del Signore. Ora aspettate, l'ho letto male. For he that eateth and drinketh unworthily, not discerning the body of the Lord, to drink unto himself damnation, not discerning the body of the Lord. Perciò chiunque avrà mangiato e bevuto indegnamente, non discernendo il corpo del Signore, berrà giudizio a se stesso, non discernendo il corpo del Signore. I have wept over this Bible and it's got some faded places in it. Ho pianto su questa Bibbia e ci sono dei punti sbiaditi in essa. Not discerning the body of the Lord. Now, my subject tonight is discerning the body of the Lord. Non discernendo il corpo del Signore. Ora, il mio argomento stasera è discernere il corpo del Signore. Now our eternal destination is not altogether determined by what we see and what we hear, but it's determined on what discernment we have of what we see and what we hear. Ora, la nostra determinazione eterna non è del tutto determinata da quello che vediamo e quello che sentiamo, ma è determinata dal discernimento che abbiamo di quello che vediamo e quello che sentiamo. Paul was not disputing with them for taking the communion. Their act was right. But their discernment was wrong. Paolo non discuteva con loro per il prendere la comunione. Il loro atto era giusto, ma il loro discernimento era errato. For taking the Lord's Supper is the commandment of the Lord. But to take it unworthily, not discerning the Lord's body, is where the wrong lay. Perché prendere la cena del Signore è il comandamento del Signore, ma prenderla indegnamente, non discernendo il corpo del Signore, è dove si trova la cosa errata. These Christians was taking the communion and not living the life. Christianity is a experience and a life. And these Christians were just living any kind of a life, making a poor example of their profession. Questi cristiani prendevano la comunione e non ne vivevano la vita. Il cristianesimo è un'esperienza. È una vita. E questi cristiani vivevano proprio ogni genere di vita, portando un povero esempio della loro professione. And Paul says that this cause many are sick and weakly among you, and many are asleep, which means they are dead, because they haven't discerned the body of the Lord.
E Paolo dice che per questo motivo molti sono malati e deboli fra voi e molti dormono, che significa che sono morti, perché non discernono il corpo del Signore. And we who call ourselves Christians, we have no right to take the communion unless we are living above our approach of the world. We have no right. The communion are for those who are living right as an example of Christianity. E noi che ci chiamiamo cristiani non abbiamo diritto di prendere la comunione se non stiamo vivendo al di sopra del vituperio del mondo. Non ne abbiamo il diritto. La comunione è per coloro che vivono giustamente come esempio di cristianesimo. The worst thing there is in the world is a person to try to impersonate something. And there's too much of that in the world today. La cosa peggiore al mondo è una persona che cerca di imitare qualcosa. E c'è troppo di quello nel mondo oggi. Not only do we in this day are guilty of the same crime that Paul was rebuking the Corinthian church for, but of trying to do something that the Lord had commanded without discerning the body of the Lord, and the body of the Lord is the believers. Non solo noi in questo giorno siamo colpevoli dello stesso crimine di cui Paolo rimproverava la chiesa di Corinzi, ma cercando di fare qualcosa che il Signore ha comandato senza discernere il corpo del Signore. E il corpo del Signore sono i credenti. But today we are doing things not discerning any of the word of God. Ma oggi facciamo delle cose non discernendo niente della parola di Dio. We should have a discernment on everything that we do. It ought to be measured by the word of God. All that Christians do and say should be measured by the word of God. Dovremmo avere un discernimento su tutto quello che facciamo. Dovrebbe essere misurato dalla parola di Dio. Tutto quello che i cristiani fanno e dicono dovrebbe essere misurato mediante la parola di Dio. Today people have changed quite a bit, and they sometimes put more reliability on what the church says and what the word says. Oggi le persone sono cambiate molto e a volte mettono più affidabilità su quello che la Chiesa dice di quello che dice la parola. They believe then that the church has better rights to discern our case than what the word of God has. Credono allora che la Chiesa abbia diritto di discernere la nostra attitudine più di quanto ne abbia la parola di Dio. For instance, like this, the church might say the days of miracles is past. And many people will believe it because they think the church knows more about it than the Holy Spirit that wrote the word. Per esempio, così, la Chiesa potrebbe dire «I giorni dei miracoli sono passati» e molte persone lo crederanno perché pensano che la Chiesa ne sappia di più in merito dello Spirito Santo che ha scritto la parola. Therefore we are not capable of discerning the things of God. Quindi non siamo in grado di discernere le cose di Dio. Jesus said once
that except the man be born again, he cannot see the kingdom of God or understand. And in other words, you can't discern the kingdom of God until you are born again. Gesù una volta disse che se un uomo non nasce di nuovo, non può vedere il regno di Dio o comprendere. E in altre parole, non potete discernere il regno di Dio finché non siete nati di nuovo. People who will come and tell us that those who have accepted the experience of the baptism of the Holy Ghost, that they are fanatics, or they are some ungodly name that the devil pinned on the church, to call them holy rollers. Persone che verranno e ci diranno che coloro che hanno accettato l'esperienza del battesimo dello Spirito Santo, che sono fanatici, oppure hanno qualche nome empio che il diavolo ha affibbiato alla Chiesa per chiamarli santi rotolanti. I've preached in all the world and I've never seen a holy roller yet. It's a name that the devil tacked on the church of the living God. Sometimes people don't have the right discernment. They are afraid of that. Ho predicato in tutto il mondo e non ho ancora mai visto un santo rotolante. È un nome che il diavolo ha aggiunto alla Chiesa del Dio vivente. A volte le persone non hanno il giusto discernimento. Hanno timore di quello. Don't you know that our Lord was publicly pronounced to be an insane person? The Pharisees, the high church, said that man's out of his head. He has a devil and he's mad. And the word mad means to be crazy. Non sapete che il nostro Signore è stato pubblicamente dichiarato una persona malata di mente? I farisei, la chiesa elevata, disse, quell'uomo è fuori di testa, ha un diavolo ed è folle. E la parola folle significa essere pazzo. And if they called him crazy, how much more will they call them of his disciples? E se chiamavano lui pazzo, quanto più chiameranno così i suoi discepoli? Paul said to Agrippa, in the way that's called heresy, crazy. That's the way I worship the God of our fathers. Paolo disse ad Agrippa, nella via che chiamate eresia, follia, ecco come adoro il Dio dei nostri padri. I'm so glad tonight to join hands with him. In the way that's called fanaticism to the modern church. That's the way I worship God. Sono così felice stasera di unire le mani con lui nella via che è chiamata fanatismo per la Chiesa moderna. Quella è la via in cui adoro Dio. They were called heretics because they didn't rightly discern the body of the Lord. That's the church of the living God. Erano chiamate eretici perché non discernevano correttamente il corpo del Signore, che è la Chiesa del Dio vivente. And the church tonight is called crazy because the people doesn't have the discernment. E la Chiesa stasera è chiamata folle perché le persone non hanno il discernimento. If a man is born again, and you tell me that you have been born again, and you do not believe that divine healing is a promise of God, and you do not believe that the baptism of the Holy Ghost is for the people today, then I'll have to say that your birth was of the wrong spirit. Se un uomo è nato di nuovo e mi dici di essere nato di nuovo e non credi che la guarigione divina è una promessa di Dio e non credi che il battesimo dello Spirito Santo è per le persone oggi,
allora dovrò dire che la tua nascita era da parte dello spirito sbagliato. Because the Holy Ghost said that this promise is unto you and your children, and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call. Perché lo Spirito Santo ha detto che questa promessa è per voi e i vostri figli e coloro che hanno da venire, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. You are accepting it by an intellectual conception. People are taking somebody else's word for it and not got the discernment. They cannot discern between right and wrong. Lo accettate tramite una concezione intellettuale. La gente prende la parola di qualcun altro in merito e non ha il discernimento. Non possono discernere fra il giusto e l'errato. I'm thinking today that many of we intellectual giants, not we, but many intellectual giants, God's people has never been great intellectuals. The Bible said that the children of darkness is wiser in this world than the children of the light. Penso oggi che molti di noi giganti intellettuali, non noi, ma molti giganti intellettuali, il popolo di Dio non è mai stato un grande intellettuale. La Bibbia disse che i figli delle tenebre sono più avveduti in questo mondo dei figli della luce. God likened his people unto sheep. They're not smart and intelligent. He keeps them the way they are so he can lead them. Dio paragonò il suo popolo a pecore. Non sono scaltre intelligenti. Egli le tiene come sono, in modo da poterle guidare. If you try to use your own intellectual thinking, you right then bar out God. Sons of God are led by the Spirit of God. Se cercate di usare il vostro pensare intellettuale, potete, proprio allora sbarrate la porta a Dio. I figli di Dio sono guidati dallo Spirito di Dio. But it's a great intellectual day that we live in. Ma è un grande giorno intellettuale in cui viviamo. Here a few months ago, you read it in the newspaper. Up in New York they had a trial. Pochi mesi fa, lo leggete nel giornale, su a New York hanno avuto un processo. And two little preachers that felt led of the Lord some time ago, little fellows about like myself that hardly know their ABCs. E due piccoli predicatori che si sentivano guidati dal Signore tempo fa, piccoli individui circa come me che appena conoscevano il loro ABC. And the Lord led them to the Bowery, and they bought a certain building, and there they was preaching the gospel to their fallen brethren. E il Signore li guidò dai Bowery e comprarono un certo edificio e là predicavano il Vangelo ai loro fratelli caduti. Some great firm come to buy that, and all of them sold out, but these little preachers, they had a revelation that the Lord wanted them to stay there, so they held their property. E una grande azienda venne per comprarlo e tutti gli altri svendettero, tranne questi piccoli predicatori. Avevano la rivelazione che il Signore voleva rimanessero là, così tennero la loro proprietà. And the authorities brought them into court. And they sent and got one of the great intellectual giants, Attorney Greenwald. And he made those little fellows feel ashamed of themselves. E le autorità li portarono in tribunale
e incaricarono e presero uno dei grandi giganti intellettuali, l'avvocato Greenwald, e fece sì che questi piccoli individui si vergognassero. He placed his words so correctly and so educational-like and in such a way that those little fellows didn't know how to answer him. For he was an intellectual giant, one of the best attorneys there is in New York. Dispose le sue parole così correttamente e in modo così istruttivo e in modo tale che quei piccoli individui non seppero come rispondergli, perché era un gigante intellettuale, uno degli avvocati migliori che ci fossero a New York. And they had the little fellow so confused they didn't know what to say. Finally he rapped and said, "What do you say for yourselves?" E avevano confuso così tanto i piccoli individui che non sapevano cosa dire. Alla fine Batté disse, "Cosa dite in vostra discolpa?" And one of the little preachers got up and held the other one's hand. And he said, "Sir, the only thing that we know that the Lord told us to take the building." E uno dei piccoli predicatori si alzò e strinse la mano dell'altro e disse, "Signore, l'unica cosa che sappiamo è che il Signore ci ha detto di prendere l'edificio." And Attorney Greenwald said, "Here, stop that. We don't want no Lord in on this case." E l'avvocato Greenwald disse, "Ecco, fermati, non vogliamo nessun signore in questo caso." About 2 weeks later, an airplane tried to go under the bridge, and it dove into the icy waters, and there Attorney Greenwald laying in the water struggling and dying. I wonder if he wanted God on that scene. Circa 2 settimane dopo, un aereo cercò di andare sotto il ponte e scese impicchiata nelle acque ghiacciate. E là, l'avvocato Greenwald, nell'acqua, in lotta e morente. Mi chiedo se volesse Dio su quella scena. What was the matter? He hadn't discerned the body of the Lord, for those little preachers was anointed by the Holy Ghost and had the will of God. Qual era il problema? Non aveva discernimento del corpo del Signore, perché quei piccoli predicatori erano unti dallo Spirito Santo e avevano la volontà di Dio. We don't need to be intellectual giants. We need to be humble servants of the Lord and discern His body. Non abbiamo bisogno di essere giganti intellettuali. Abbiamo bisogno di essere degli umili servitori del Signore e discernere il suo corpo. And all of his smartness and his shrewdness and his education. You know the Bible said it is better for you that a millstone was hanged at your neck and you be drowned in the depths of the sea than to offend my anointed. E tutta la sua intelligenza, e la sua scaltrezza, e la sua istruzione. Sapete, la Bibbia disse, è meglio che vi sia appesa una macina attorno al collo e siate annegati nelle profondità del mare, che di offendere i miei unti. Ebbene. Well, I suppose he had a lot of time to think of calling the Lord on the scene. But he didn't discern the body of the Lord. Immagino che ebbe molto tempo per pensare di chiamare il Signore sulla scena, ma non ebbe discernimento del corpo del Signore. Sometimes I wonder if we intellectual Americans have enough discernment to discern right from wrong. Especially the juvenile courts prove that we haven't got it to discern right and wrong for our children. And they seem to have a good psychologist answer.
A volte mi chiedo se noi americani intellettuali abbiamo discernimento sufficiente a discernere il bene dal male. Specialmente i tribunali giovanili dimostrano che non lo abbiamo per discernere il bene dal male per i nostri figli e sembrano avere una buona risposta dello psicologo. For instance, like this. If Junior comes up to his papa and stomps his little feet and screams out and shakes his head, said, Dad, I don't care what you say, I want a hot rod. That's typical America. Per esempio, come questo, se Junior va da suo papà e batte i piedi e grida e scuote la testa, dice... Papà, non mi importa cosa dici, voglio un'auto sportiva. Quella è l'America tipica. And the father says, all right, Junior, I'll buy it for you. You could say to that dad, why did you do it? Oh, I love him. E il padre dice, va bene, Junior, te la comprerò. Potreste dire a quel papà, perché l'hai fatto? Oh, gli voglio bene. You remember, Dad? Junior's gonna grow up to be a man someday. And he'll marry and have a family. God help that wife that lives with a boy that's been brought up like that to have his way about everything he wants. Ricorda, papà, Junior crescerà per essere un uomo un giorno e si sposerà e avrà una famiglia. Dio aiuti quella moglie che vivrà con un ragazzo che è stato cresciuto così per fare a modo suo in tutto quello che vuole. Can't discern right from wrong. That's not love. That's pure ignorance. The Bible's right. Spare the rod and you spoil your son. Non può discernere il bene dal male. Quello non è amore, quella è pura ignoranza. La Bibbia è giusta. Risparmia la verga e vizierai tuo figlio. Little Fanny will come up to mother and she's going to go up to rock and roll. Mother tells her she can't do it, but, oh mother, you're cruel to me. Of course you love Fanny and you let her go. La piccola Fanny verrà dalla madre e sta per andare al rock and roll. La madre le dice che non può farlo. Ma, oh madre, sei crudele verso di me. Certamente vuoi bene a Fanny e la lasci andare. She'll get out amongst that bunch of hoodlums on all that nonsense. Come in a... Pucker up her little painted lips and tell you a lie that there's no harm in it? Uscirà in quel mucchio di teppisti, in tutta quell'assurdità, tornerà e raggrinzerà le sue piccole labbra dipinte e vi dirà una bugia che non c'è male in ciò. God have mercy to the man that'll marry something like that for a wife. Discerning right from wrong, we can't discern our own. Dio abbia misericordia dell'uomo che sposerà qualcosa del genere come moglie. Discernere il bene dal male. Non sappiamo discernere il nostro. I wonder sometimes if we can discern right from wrong for our own bodies. Especially the Lord's body. We don't discern right from wrong from our own bodies. A volte mi chiedo se sappiamo discernere il bene dal male per i nostri corpi, specialmente il corpo del Signore. Non discerniamo il bene dal male dai nostri corpi. Day after day and week after week, month after month and year after year, scientists work in the laboratories and set great big scriptures out and everything and advertisements and warns the people, cancer by the carton.
giorno dopo giorno e settimana dopo settimana, mese dopo mese e anno dopo anno. Gli scienziati lavorano nei laboratori e dispongono grandi scritte tutto e pubblicità e avvisano le persone. Cancro in pacchetti! Men! 270-something thousand Americans will die this year from smoking cigarettes. And you smoke right on. You can't even discern our own bodies, let alone discerning the Holy Spirit and in the body of the Lord. Uomini, più di 270.000 americani moriranno quest'anno per il fumare sigarette. E continuate proprio a fumare. Non riuscite neanche a discernere i nostri corpi. Figuriamoci discernere lo Spirito Santo e nel corpo del Signore. Did you see that article the other day that this science produced his all of his research? He said not only to cigarettes does it give you cancer, but you got 50% more chance of taking anything else. And you smoke right on. Avete visto quell'articolo l'altro giorno che questa scienza ha prodotto tutta la sua ricerca? Ha detto, non solo per le sigarette vi portano il cancro, ma avete il 50% di possibilità di prendere ogni altra cosa. E continuate proprio a fumare. A woman met me some time ago when I struck it that just hard as I could. She was a habitual smoker, and she said, put a little note in my pocket, said, read this when you get home. Una donna mi ha incontrato tempo fa, quando ho colpito quello il più forte possibile. Era una fumatrice incallita, e disse, mise un suo piccolo appunto nella mia tasca, disse, leggi questo quando sarai a casa. I said, thank you, I'll read it now. And I took it out, and started, she said, it's not polite for a minister in the pulpit to speak against smoking. You have nothing to do with that. I said, it's my duty to speak against anything that's wrong. Dissi, grazie, lo leggerò ora. E l'ho tirato fuori e ho iniziato a leggere. Disse, non è educato che un ministro al pulpito parli contro il fumare. Non hai niente a che vedere con quello. Dissi, è mio dovere parlare contro ogni cosa che è errata. God help the preacher that hasn't got a discernment of the right enough. Anything that's wrong. Dio aiuti il predicatore che non ha discernimento del bene abbastanza per ogni cosa che è sbagliata. Preacher that can't discern the need of his people by the Holy Spirit. God said this body is the temple of the Holy Ghost. If you defile it, I'll destroy it. Un predicatore che non può discernere il bisogno della sua gente tramite lo Spirito Santo. Dio disse, questo corpo è un tempio dello Spirito Santo. Se lo contaminate, lo distruggerò. We should preach against it. The trouble of it is we got too many cigarette-smoking preachers. That's what's the matter. And they're afraid to say it in their congregation because they know they're guilty too. Rightly discerning, rightly dividing. Dovremmo predicare contro ciò. Il problema di ciò è... Abbiamo troppi predicatori che fumano sigarette. Ecco qual è il problema. E hanno timore di dirlo nella loro congregazione perché sanno di essere colpevoli anche loro. Discernere giustamente, dividere giustamente. Whisky, alcohol. Why they say it's harmful? All over your television screen, all over every... billboard in your newspaper is a big cans of beer with lovely young women drinking it?
whisky, alcol, ebbene, dicono, fa male, ovunque sullo schermo della televisione, su ogni cartellone, nei giornali, ci sono grandi lattine di birra con giovani donne carine che la bevono. They show you when they start. Look at them a little later from that. Vi mostrano quando iniziano. Guardatelo un po' dopo quello. It fills their mind with poison toxin. Its increase of insanity is terrible. It causes immorality among the young. Riempie la loro mente con tossine velenose. L'incremento dell'infermità mentale è terribile. Fa in modo che l'immoralità vada fra i giovani. And even the churches today are preaching and practicing, many of them, drink moderately. You know that's the truth. E persino le chiese oggi predicano e praticano, molte di esse, bere moderatamente. Sapete che è la verità. Telling your young folks at home and the parents, let your children drink, they're going to drink anyhow, so just teach them to drink moderately. Dicono ai loro giovani a casa e ai genitori, lasciate bere i vostri figli, devono bere comunque, quindi insegnate loro solo a bere moderatamente. The Bible condemns it. It's not right. God help a man with no more discernment than that, our church. Can't discern the right from the wrong. Oh, it's a terrible day that we're living in. La Bibbia lo condanna. Non è giusto. Dio aiuti un uomo che non ha più di quel discernimento o una chiesa che non può discernere il bene dal male. Oh, viviamo in un giorno terribile. Discerning the Lord's body. Discernere il corpo del Signore. In our churches and among our church people today, it's such a shame of the way our women are acting too. Many of them wearing immoral clothes. Those little shorts. It's so sinful. Nelle nostre chiese e fra le nostre persone di chiesa oggi è una tale vergogna. Anche il modo in cui agiscono le nostre donne. Molte di esse portano vestiti immorali, quei piccoli pantaloncini. È così peccaminoso. A lady told me, and many told me, said, Billy, you better quit talking about that. No, sir. I may have to preach the post, but I'll be telling the truth. That's right. That's right. That's the truth. Thank you. It's wrong and it's sinful. Una signora mi ha detto, e molti mi hanno detto, Billy, faresti meglio a smettere di parlare di quello. No, signore, forse dovrò predicare alle colonne. Dirò la verità. È giusto, è giusto, è la verità. Grazie, ciò è sbagliato ed è peccaminoso. As one lady said to me, she said, I don't wear shorts, I wear slacks. I said, that's worse. The Bible said it's an abomination to God for a woman to put on a garment that pertains to a man. It's the truth. C'è stata una signora che mi ha detto, non porto pantaloncini, porto pantaloni. Ho detto, è peggio. La Bibbia ha detto, è un abominio verso Dio che una donna indossi un indumento che appartiene all'uomo. È la verità. And then the alibi is they don't make any more clothes besides that. But they still make sewing machines and sell goods. E poi l'alibi è, non fanno altri abiti oltre a quello. Ma fanno ancora macchine da cucire e vendono stoffe. A woman that dresses herself like that, she's going to be guilty of adultery at the day of judgment. You might be as pure as a lily to your husband or boyfriend, but Jesus said, whosoever looketh upon a woman to lust after her has committed adultery with her in his heart.
already. Una donna che si veste così sarà colpevole di adulterio al giorno del giudizio. Potresti essere pure come un giglio verso tuo marito o il tuo ragazzo. Ma Gesù disse: chiunque guarderà una donna per appetirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. So you might not have done anything wrong actually, but when you dressed yourself like that, you presented yourself to the man, he's going to have to answer for committing adultery, and you are the blame. Quindi potreste non aver fatto nulla di sbagliato, effettivamente, ma quando ti sei vestita così, ti sei presentata all'uomo e gli dovrà rispondere di aver commesso adulterio e tu ne hai la colpa. And the church is permitting that. Not discerning the Lord's body. What a pity. E la Chiesa lo permette. Non discerne il corpo del Signore. Che pietà! Bobbing off their hair. The Bible said that a woman that cuts her hair, her husband has the right to give her divorce because she's untrue. Tagliarsi i capelli. La Bibbia disse che una donna che si taglia i capelli, suo marito ha il diritto di darle un divorzio perché è infedele. He said that she dishonors her head, is that right? And the man is the head of the woman. Disse che lei disonora il suo capo. È giusto? E l'uomo è il capo della donna. I know that's rough, but we need discernment. We need to discern it by the word. The word, right? Take the word. God's word's always right. So che è duro. Ma ci serve discernimento, ci serve discernerlo tramite la parola. La parola è giusta, serve la parola di Dio è sempre giusta. We can't discern by what people think, what intellectuals tell us, what psychiatrists tell us. We got to go by what God says. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Non possiamo discernere da quello che pensano le persone, cosa ci dicono gli intellettuali, quello che ci dicono gli psichiatri. Dobbiamo seguire quello che Dio dice. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Not discerning the Lord's body, many are weakly and sick. Many are asleep, dead, spiritually dead. Non discernendo il corpo del Signore, molti sono deboli e malati, molti dormono morti, spiritualmente morti. The last plague that hit Egypt was death. The last plague that hit the church is spiritual death. What we need today is a spiritual awakening. A spiritual awakening to discernment. L'ultima piaga che colpì l'Egitto fu la morte. L'ultima piaga che ha colpito la Chiesa è morte spirituale. Quello che ci serve oggi è un risveglio spirituale per discernere. These people might have done this all with good intentions. Queste persone potrebbero aver fatto questo, oh, con buone intenzioni. That man down south, that doctor the other day, gave that man that sulfuric acid to kill him. He had good intentions. He thought he was right, but he had poor discernment. He didn't discern his medicine. Quell'uomo giù al sud, quel dottore, l'altro giorno, che ha dato a quell'uomo quell'acido solforico che l'ha ucciso. Aveva buone intenzioni, pensava fosse giusto, ma aveva poco discernimento, non discerneva la sua medicina. Like the little girl that was walking down the street and she found a little kitty and he was all wet and about half froze. And she took him in, opened up the oven door, and put him in the oven to get warm. Her intentions was good, but her discernment was poor.
come la ragazzina che scendeva la strada e trovò un gattino ed era tutto bagnato e mezzo congelato e lo portò dentro, aprì la porta del forno e lo mise nel forno per riscaldarlo. Le sue intenzioni erano buone, ma il suo discernimento era scarso. Well, we don't watch, we're going to bake the kitty too with some of our intellectual discernments. Ebbene, se non stiamo attenti, anche noi cuoceremo il gattino con parte del nostro discernimento intellettuale. The communist is coming on us. World is coming on us. Our churches are broken up. Man dividing themselves, separating themselves, not seemingly to have the faith. Splitting hairs over little insignificant doctrines. I comunisti ci sono addosso, il mondo ci è addosso, le nostre chiese sono divise, uomini si separano, separandosi apparentemente non avendo la fede, cercano cavilli in piccole dottrine insignificanti. We should come together, arm and heart, and pray and fast and call until God sends back the Holy Ghost. That we might have spiritual discernment. Dovremmo riunirci braccio e cuore, pregare e digiunare, invocare finché Dio rimanderà lo Spirito Santo in modo da avere il discernimento spirituale. The hour has come at the end time. Now we're in the shadows of the coming of the Lord, and the church can't discern it. We're living in the later hour than you think. L'ora è giunta, il tempo della fine ormai. Siamo nell'ombra della venuta del Signore e la Chiesa non sa discernerlo. Viviamo nell'ora più tarda di quanto pensiate. If Paul could arise from the dead tonight in Middletown, you talk about a burning fire. They'd have him in jail before daylight as a maniac or a wild man. Se Paolo potesse sorgere dai morti stasera a Middletown, parlate di un fuoco che arde. Lo porterebbero in prigione prima del giorno, come un maniaco o un selvaggio. That man filled with the Holy Ghost and see things going the way they are, and knowing that the time is at hand, did be revival, or did it have to come to jail to hear him? That's right. Quell'uomo riempito di Spirito Santo e vede le cose nel modo in cui sono, e sapendo che il tempo è vicino, ci sarebbe un risveglio o dovreste andare in prigione per ascoltarlo. È così. Now, all Jesus said, and the Bible speaks that in the last days, just before the coming of the Lord, there shall be great signs and wonders taking place in the earth. Ora, oh, Gesù disse, e la Bibbia lo dice, negli ultimi giorni, appena prima della venuta del Signore, ci saranno grandi segni e prodigi che avverranno sulla terra. And you know the church is so dead in theology and all kinds of schoolings and trainings and educational programs that it can't discern those things. E sapete, la Chiesa è così morta nella teologia e ogni genere di insegnamento e ammaestramento e programma istruttivo che non può discernere quelle cose. Did not Jesus say to the church in his day, you can discern the face of the sky, but the signs of the time you cannot discern? For if you would have known me, you would have known my day. Non disse Gesù alla Chiesa nel suo giorno, sapete discernere il volto del cielo, ma i segni del tempo non sapete discernerli, perché se aveste conosciuto me, avreste conosciuto il mio giorno. The hour of the deliverance of the church, and they can't discern it. L'ora della liberazione della Chiesa, e non sanno discernerlo. We're so, something's wrong. I'm talking about the entire church. Everybody that calls themselves Christian. Siamo così,
Qualcosa non va. Sto parlando della Chiesa intera. Tutti quelli che si definiscono cristiani. God can start moving and spiritual things happening. People getting saved and filled with the Holy Spirit. Many thousands who call themselves Christians will pull back from it. And say, oh, that's holy rollers. You haven't got spiritual discernment. Dio può iniziare a muoversi e avvengono cose spirituali. Le persone vengono salvate e riempite con lo Spirito Santo. Molte migliaia che si definiscono cristiani si ritireranno da ciò e diranno, oh, quelli sono santi rotolanti. Non avete il discernimento spirituale. For everything the Holy Ghost does is written in the Bible. Judge all things by the Scripture. That's how we discern to see if our discernment is right. Perché tutto quello che fa lo Spirito Santo è scritto nella Bibbia. Giudicate ogni cosa dalla Scrittura. Ecco come discerniamo per vedere se il nostro discernimento è giusto. If the Bible said Jesus is the same yesterday, today, and forever, I believe it. If Jesus said the things that I do, shall you do also, I believe it. Se la Bibbia disse Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo credo. Se Gesù disse le cose che faccio io le farete anche voi, lo credo. And if the Bible said that the Holy Ghost is for every generation, as many as the Lord our God shall call, I don't believe a handshake takes its place. I believe it's the same Holy Ghost that fell then, showing the same signs, the same wonders. E se la Bibbia disse che lo Spirito Santo è per ogni generazione, per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà, non credo che una stretta di mano prenda il suo posto. Credo sia lo stesso Spirito Santo che scese allora mostrando gli stessi segni, gli stessi prodigi. The best witness that we have that we got the Holy Ghost is when our spirit bears record with the Word. Il miglior testimone che abbiamo lo Spirito Santo, è quando il nostro spirito porta testimonianza con la parola. If we call ourselves Christians and say we're filled with the Spirit, and we see that the baptism of the Holy Spirit is poured out on the believers for all ages, and our spirit tells us that's for another age, you're wrong. That's right. Se ci definiamo cristiani e diciamo di essere riempiti con lo Spirito e vediamo che il battesimo dello Spirito Santo viene versato sui credenti di ogni epoca e il nostro spirito ci dice è per un'altra epoca, vi sbagliate! È così! When the Bible says that Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, if our spirit said, no, he's dead, he's gone on, there's something wrong. Quando la Bibbia dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, se il nostro spirito dice no, è morto, è finito, c'è qualcosa che non va. Jesus said, the works that I do shall you do also. Lo, I'm with thee always, even to the end of the world. And if our spirit pulls back from that, we haven't got the Holy Ghost. Gesù disse, le opere che faccio io le farete anche voi. Ecco, sono sempre con voi fino alla fine del mondo. E se il nostro spirito si ritira da quello, non abbiamo lo Spirito Santo. For the Holy Spirit will say amen to every word he wrote. My intellectual knowledge will pull you away from it. But the Holy Spirit will say amen to his own word. He certainly will. Perché lo Spirito Santo dirà amen ad ogni parola che egli ha scritto. Ora la conoscenza intellettuale vi allontanerà da esso, ma lo Spirito Santo dirà amen alla sua stessa parola. Lo farà di certo. And he's seeking and hunting and trying to find someone that he can put himself into. Longs to find it. E sta cercando e ricercando e provando a trovare qualcuno in cui poter stabilire se stesso. Brama trovarlo. Don't think you can exhaust his goodness. Could you imagine a little fish a half inch long out in the middle of the Pacific Ocean saying, I better drink sparingly of this water, I might run out? Non pensate di poter esaurire la sua bontà.
Potreste immaginare un piccolo pesce lungo mezzo pollice fuori, in mezzo all'Oceano Pacifico, che dice: farei meglio a bere quest'acqua con parsimonia, potrei finirla. That would be just as foolish as to try to think you could ever exhaust God's goodness. Quello sarebbe sciocco tanto quanto cercare di pensare di poter mai esaurire la bontà di Dio. Ask abundantly that your joys might be full. Believe God for anything He promised. It's yours. Chiedete in abbondanza affinché le vostre gioie siano complete. Credete a Dio per ogni cosa che ha promesso. È vostra. The prophets of the Old Testament, Daniel and the others, said in the last days that the people that know their God shall do exploits. That's a promise. I profeti del Vecchio Testamento, Daniele e gli altri, dissero: negli ultimi giorni che le persone che conoscono il loro Dio faranno meraviglie. È una promessa. When the intellectual looked at the exploits, they'll say, oh, it's psychology, it's mental telepathy, it's the working of a devil. Quando l'intellettuale guarda le meraviglie e dirà: oh, è psicologia, è telepatia mentale, è un'opera del diavolo. But the Holy Ghost will answer back, amen, that's the truth. Amen. The right discernment. Ma lo Spirito Santo risponderà, amen, è la verità, il giusto discernimento. They promised it. Jesus promised it. Jesus said, the works that I do shall you do also. Even greater than this shall you do, for I go to my Father. L'hanno promesso, Gesù l'ha promesso. Gesù disse: le opere che faccio io le farete anche voi. Anche maggiori di queste ne farete, perché io vado al Padre mio. Paul promised that in the last days, by the Holy Spirit, that the church would fall away, millions of them. Paolo promise che negli ultimi giorni, tramite lo Spirito Santo, che la Chiesa apostaterà, milioni di essi. There will come a falling away, for man will be heady, high-minded, lovers of pleasure more than lovers of God, truce-breakers, false accusers, incontinent, and despisers of those that are good. Not the right discernment. Verrà una grande apostasia, perché gli uomini saranno temerari, gonfi, amatori della voluttà più che amanti di Dio, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti e senza amore verso i buoni, non il giusto discernimento. Oh, you said that's a communist, that's so-called Christian. What's the next verse? Having a form of godliness, but denying the power thereof. No spiritual discernment. Oh, dite, sono i comunisti, sono i cosiddetti cristiani. Osservate il versetto seguente. Avendo parvenza di pietà, ma rinnegandone la potenza, nessun discernimento spirituale. When you got spiritual discernment and the Holy Ghost is upon you, you have spiritual discernment. It says amen to every promise of God. Quando avete discernimento spirituale e lo Spirito Santo è su di voi, avete discernimento spirituale. Esso dice amen ad ogni promessa di Dio. Paul said those days would be, we got it. It's here, it's on us. And we look and see it. We hear it from everywhere. Paolo disse che sarebbero venuti quei giorni. Li abbiamo. Sono qui, sono fra noi, e guardiamo e lo vediamo, lo sentiamo da ovunque. What do we do? It ought to draw us together. The Bible said, assembling ourselves together, and that the more when you see that day approaching. E cosa facciamo? Dovrebbe tirarci insieme. La Bibbia disse, riunitevi insieme, e ancor più quando vedete quel giorno avvicinarsi. It ought to be one revival after another in bonfires of God's glory built in every church and every place. Dovrebbe essere un risveglio dopo l'altro e fuochi della gloria di Dio costruiti in ogni chiesa e ogni luogo. A great coming together where all the churches with one heart and one accord assemble themselves together and forget their man-made theology and cry out to God for spiritual power and spiritual discernment. That's the hour we need.
Un grande riunirsi, dove tutte le chiese di un solo cuore e unico accordo si riuniscono insieme e dimenticano la loro teologia fatta dall'uomo e invocano Dio per potenza spirituale e discernimento spirituale. Quella è l'ora che ci serve. I might say this that Jesus gave us today as I touched on it last night, to know the end time. Jesus said, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. Potrei dire questo, che Gesù ci ha dato il giorno, come ho accennato ieri sera, per sapere il tempo della fine. Gesù disse come fu ai giorni di Lot, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Now does your spirit discern this right? As it was in the days of Lot. Remember, Lot was a type of America. It's proven it. Ora, il vostro spirito lo discerne bene, come fu ai giorni di Lot? Ricordate, Lot era un simbolo dell'America, è dimostrato. What was the sin of Sodom? Was perversion. And this American country of ours, the women has degraded themselves so much until man's natural sources has been perverted. Qual era il peccato di Sodoma? Era perversione. E questa nostra nazione americana, le donne si sono così degradate che le fonti naturali dell'uomo sono state pervertite. I was in Los Angeles a few weeks ago with the Christian businessman and picked up one of their note papers and seen where one of the analysts said that perversion and homosexual had increased 20% over last year. Jesus said, as it was in the days of Sodom. Ero a Los Angeles alcune settimane fa dagli uomini d'affari cristiani e ho preso uno dei loro famosi giornali e ho visto dove un analista diceva che lo scorso anno la perversione e l'omosessualità sono cresciuti del 20%. Gesù disse come fu ai giorni di Sodoma. The police and all, homicides and all that's just on the go all the time, breaking up boys living together. As husband and wife, women live in the same way. Perverted. Their minds are filthy minds. Because they don't have spiritual discernment. La polizia e gli omicidi e tutto quello avviene proprio continuamente nella separazione di ragazzi che vivono insieme come marito e moglie. Donne vivono allo stesso modo. Pervertiti nelle menti, menti sudice, perché non hanno discernimento spirituale. Oh, there's a lust and a filth, and they can't satisfy themselves even with one another. They don't even marry, they just take up and go out until they're perverted. Jesus said that would be in the last days. And here it is. Tutto è lussuria e sozzura, e non possono essere neanche soddisfatti uno dall'altra. Non si sposano neanche, solo vanno ed escono finché sono pervertiti. Gesù disse che sarebbe avvenuto negli ultimi giorni, ed eccolo qui. And you also remember that in the days of Sodom, any of you minister, new Bible students, I believe you would agree with this, Dr. Scofield and many others does. Most all the teachers, Charles Fuller and so forth, of great scholars in the land. E lo ricordate anche i giorni di Sodoma. Ognuno, voi ministri e voi studiosi della Bibbia, credo sarete d'accordo con questo. Il dottor Scofield e molti degli altri, quasi tutti gli insegnanti, Charles Fuller e così via, alcuni grandi studiosi della nazione. That Abraham represented the spirit, church spiritual. Lot represented the church carnal or natural. He was down in Sodom in the sin. Yet he had righteousness in him. But he was mixing with it. Che Abramo rappresentava lo spirito, la chiesa spirituale. Lot rappresentava la chiesa carnale o naturale. Era giù a Sodoma nel peccato. Tuttavia aveva in sé la giustizia, ma si mescolava con ciò. And remember, there was two intellectual preachers that went down to preach to Sodom. They did no miracle, only blinding them, and the preaching of the cross blinds the unbeliever.
That's what great meetings of Billy Graham and them has done. It's made them worse. Ricordate, c'erano due predicatori intellettuali che erano scesi a Sodoma a predicare. Non fecero alcun miracolo, li accecarono soltanto. E la predicazione della croce acceca l'incredulo. Ecco cosa hanno fatto le grandi riunioni di Billy Graham e gli altri. Li hanno resi peggiori. When Billy Graham a few weeks ago noted, you heard it, that when he walking in England and had to take his wife in out of the parks where he'd had a great revival because men and women were committing sexual acts right out in open public where he had the revival. Quando Billy Graham alcune settimane fa ha notato, l'avete sentito, che quando camminava in Inghilterra e dovette far rientrare sua moglie da fuori nei parchi, dove aveva tenuto un grande risveglio perché uomini e donne commettevano atti sessuali proprio apertamente in pubblico dove teneva il risveglio. Does it do any good? Not an intellectual. It'll take a calling down of the wrath of God and holy fire out of heaven to ever bring a difference in the world. And it won't be. Serve a qualcosa? Non un intellettuale. Servirà una chiamata dell'ira di Dio e il santo fuoco dal cielo per portare una differenza al mondo e non lo farà. People are looking forward to a great something to come and you're at the end of the, what's already come. The last signs has been given to the Gentile church. The Jews will have it after the church is raptured, but we're in the end of the Gentile age. Le persone stanno aspettando che arrivi qualcosa di grande e siete alla fine di quello che è già avvenuto. Gli ultimi segni sono stati dati alla Chiesa gentile. I giudei lo avranno dopo che la Chiesa sarà rapita, ma siamo alla fine dell'epoca gentile. Now just closing, I might say this. Did you notice what kind of a person had stayed behind to talk to the church spiritual? Set with his back to the tent and him a stranger and said, where is your wife Sarah? And said, she's in the tent. Ora, proprio concludendo, potrei dire questo. Avete notato che tipo di persona rimase indietro per parlare alla chiesa spirituale? Si sedette con la sua schiena rivolta alla tenda e lui era un estraneo e disse, dov'è tua moglie Sara? E disse, lei è nella tenda. Said, I'm going to visit you, Abraham, according to the promise to give you. And he, Sarah inside laughed within herself. And the angel said, why did she laugh? Disse, vi visiterò, Abramo, secondo la promessa che vi ho dato. Ed egli, Sara all'interno, rise tra sé. E l'angelo disse, perché ha riso? Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Now do you understand? You understand why a ministry like this can only go to full gospel people? Do you see where it's come to? Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Ora comprendete? Comprendete perché un ministero come questo può andare solo a persone del pieno Vangelo? Vedete dove si è arrivati? I was raised in a Baptist church. Ordained a missionary Baptist preacher. But when something struck my heart, I had discernment that that was the word of God. And he made it manifest. Sono cresciuto in una chiesa battista e consacrato predicatore missionario battista. Ma quando qualcosa ha colpito il mio cuore, ho avuto discernimento che quella era la parola di Dio ed egli l'ha resa manifesta. They told me, you'll be a holy roller, Billy. Nobody will listen to such stuff as that. I said, if God has said it, God promised it in his Bible, he'll have somebody to listen to it. That's right. Mi dissero, sarai un santo rotolante, Billy. Nessuno ascolterà roba simile a quella. Dissi, se Dio l'ha mandato, Dio l'ha promesso nella sua Bibbia e gli avrà qualcuno che lo ascolterà. È così. Let's discern the body of the Lord. Discern the times that we're living in. We'll die spiritually if we don't do that.
Discerniamo il corpo del Signore. Discerniamo i tempi in cui viviamo. Moriremo spiritualmente se non lo faremo. And if this is true and the Holy Spirit is with us, and we've got the last sign of the coming of the Lord, just before He has come, remember, that was just before Sodom burned. Just a few hours before it burned. E se questo è vero, lo Spirito Santo è con noi e abbiamo l'ultimo segno della venuta del Signore appena prima che Egli venga. Ricordate, quello fu appena prima che Sodoma bruciasse, appena poche ore prima che bruciasse. I believe today, many of you all heard what Khrushchev said the other day to the Americans. You read it in your papers? Here's his statement. You've got natural discernment, you'll catch this. He said, if there is a God, He's going to sweep the temple and clean it with you money changer capitalists. Credo oggi molti, tutti voi avete sentito cosa ha detto Khrushchev l'altro giorno agli americani. L'avete letto nei giornali. Ecco la sua dichiarazione. Se avete discernimento naturale, afferrerete questo. Disse, se c'è un Dio, Egli spazzerà il Tempio e lo pulirà di voi, capitalisti usurai. You see what that means, don't you? And he's right! A heathen, a devil, an imposter like that has to throw the threats out! Vedete cosa significa? Non è così? E lui ha ragione. Un pagano, un diavolo, un impostore, così deve fare delle minacce. Till they sleep, sinning, drinking, just ignoring because they have no spiritual discernment of the body of the Lord. What a day we're living in. Ancora dormono, peccano, bevono, proprio ignorano, perché non hanno discernimento spirituale del corpo del Signore. In che giorno stiamo vivendo? Brother and sister, to you, my beloved ones, I'm not trying to be partial. I'm only telling you the truth. I'm only responsible for the Bible. Fratello e sorella, per voi, miei amati, non sto cercando di essere parziale, vi sto solo dicendo la verità. Sono solo responsabile per la Bibbia. And I'm telling you, if you believe in me to be his prophet or his servant, you believe that I'm telling you the truth. E vi sto dicendo, se credete che io sia suo profeta o suo servitore, credete che vi sto dicendo la verità. The end is closed. How close I don't know, and nobody else knows, but I know we're living in the shadows of His coming. Can't you see them threats? You see what they've got? La fine è vicina. Quanto vicina? Non lo so, e nessun altro lo sa. Ma so che viviamo all'ombra della sua venuta. Non potete vedere quelle minacce? Vedete che cos'hanno? The nation's trying to drink it off, laugh it off. You can't do it. They're doing that to keep from taking the spiritual discernment that God can show them the handwriting on the wall. La nazione sta cercando di starne alla larga, bevendo, ridendo. Non potete farlo. Lo stanno facendo per non prendere il discernimento spirituale che Dio ha mostrato loro, la scritta sulla parete. We know it's there. You can crack it off with jokes and Hollywood television or stay home and dicker with that if you want to. But a real born-again man or woman that's got discernment of the Holy Ghost will find his place in church worshiping and crying out and doing all that's in his life to try to bring sinners. Certainly. Sappiamo che è là. Potete starne alla larga raccontando barzellette e Hollywood, televisione, o stare a casa e trastullarvi con quello se volete. Ma un vero uomo o donna nato di nuovo, che ha discernimento dello Spirito Santo, troverà il suo posto nella Chiesa, adorando e invocando e facendo tutto quello che riesce nella sua vita per cercare di far entrare peccatori. Certamente. If it's God, let's
You should put your heart in it if you've got discernment. Work! Just don't go and say, yes, I believe that. That's truth. That's good. Amen. Go home. Se Dio lo sia, dovreste metterci il cuore, se avete discernimento, operate, solo non andate e dite, sì, lo credo, è la verità, è buono, amen, andate a casa. Go to work! You've got discernment. Work while it's light, for the night cometh when no man can work. Work while we got an open door. Work while we can have meetings like this. Andate ad operare, avete discernimento, operate finché c'è luce, perché verrà la notte in cui nessuno può operare. Operate mentre c'è una porta aperta, operate mentre possiamo avere riunioni così. Get our loved ones in, bring them into the gospel. Get our friends, our neighbors. Fate entrare i vostri cari, portateli nel Vangelo, prendete i nostri amici, i nostri vicini. God died for those people, and we ought to be concerned enough about them to work till our hands are bleeding. We'll come empty if we don't. Dio è morto per quelle persone e dovremmo essere abbastanza preoccupati per loro da operare finché le nostre mani sanguinano. Arriveremo mancanti se non lo faremo. Like the little girl up here in Kentucky that died recently up in the hills way back. There's about 8 children. One little girl about the middle of them, around 12 years old. Come la ragazzina qui in Kentucky, che è morta recentemente sulle colline, tempo fa. C'erano circa 8 figli. Una ragazzina, circa la mezzana, di circa 12 anni. Our sisters and brothers are so lazy they wouldn't do nothing, and her mother lay dying with the horrible disease of tuberculosis. Sue sorelle e fratelli erano così pigri, non facevano nulla, e sua madre giaceva morente con la terribile malattia della tubercolosi. And the little girl, she done the mopping, the cooking, the washing, the taking care of her mother while the rest of them loafed around, played and went swimming. E la ragazzina lavava per terra, cucinava, lavava il bucato, si prendeva cura di sua madre, mentre gli altri andavano in giro, giocavano e andavano a nuotare. Finally her mother died. And then the little girl had to continue on, cause none of them would work. And she worked and she worked and she worked until finally she took the dreaded disease. Malnutrition and not having enough to eat and so forth, the little thing's body broke down. She was dying. Alla fine sua madre morì e poi la ragazzina dovette continuare perché nessuno di loro voleva lavorare. E lavorò e lavorò e lavorò finché alla fine prese la malattia tanto temuta, malnutrizione, e non aveva abbastanza da mangiare e così via. Il piccolo corpo della creatura ebbe un crollo, stava morendo. Some Sunday school teacher came into her and said, are you a Christian? She said, yes, I am. Said, what denomination do you belong to? She said, I don't belong to any denomination. Un insegnante di scuola domenicale andò da lei, disse, sei cristiana? Disse, sì, lo sono. Disse, a quale denominazione appartieni? Disse, non appartengo a nessuna denominazione. Said, then tell me. How in the world are you going to meet Jesus? What are you going to show him? What church you belong to? She said, I'll just show him my hands. He'll understand. Disse, allora dimmi, come farai mai ad incontrare Gesù? Che cosa gli mostrerai? A quale chiesa appartieni? Lei disse, gli mostrerò solamente le mie mani e gli comprenderà. I think that's what he's going to look upon all of us when we see meetings like this going on here. He's going to look at our hands and see what we've done about it. Spiritual discernment. Not discerning the Lord's body. Let us pray.
pensa sia quello che egli cercherà in tutti noi. Quando vediamo riunioni come queste che avvengono qui, egli guarderà le nostre mani e vedrà cosa ne abbiamo fatto. Discernimento spirituale, non discernendo il corpo del Signore. Preghiamo. If those hands should be at work, and you know they should be, won't you lift them to God and ask Him to sanctify those hands to His service while we pray? Raise up your hands. Se quelle mani fossero all'opera, e sapete che dovrebbero esserlo, non le volete innalzare a Dio e chiedergli di santificare quelle mani per il suo servizio mentre preghiamo? Alzate la mano. Lord, look at those hands. And mine too, Lord. I want to come as a callous soldier. I don't want to come empty. I want to preach till I die. Signore, guarda quelle mani. E anche le mie, Signore, voglio venire come un soldato con i calli. Non voglio venire senza niente. Voglio predicare finché morirò. I want to pull and beg and fast and pray. For I know the night shades are falling and the hour is soon at hand. Lord, open my eyes to see more signs of your coming. Voglio tirare, supplicare, digiunare e pregare, perché so che le ombre della notte stanno scendendo, e l'ora arriverà presto. Signore, apri i miei occhi per vedere altri segni della Tua venuta. Burn these people's hearts tonight with great wonders that you promised. Fai ardere i cuori di queste persone stasera con le grandi meraviglie che hai promesso. When we see the prediction of the world and hear sinful man cry out, he's going to sweep the capitals. We realize that they got the bombs there to do it with. Just some fanatic to touch it all. You're holding mercifully till you get your church ready. Quando vediamo la predizione del mondo e sentiamo uomini peccaminosi gridare egli spazzerà le capitali, comprendiamo che là hanno le bombe con cui farlo, solo alcuni fanatici per farlo partire. Stai trattenendo con misericordia finché avrai pronta la tua chiesa. Lord, watch here tonight, get us ready. Put our hearts into the service. Show us your presence. For we believe that you have raised from the dead. And our spirit discerns that you're here, the same Jesus, yesterday, today, and forever. Signore, quelli che sono qui stasera, preparaci, metti i nostri cuori al servizio, mostraci la tua presenza, perché crediamo che tu sei risorto dai morti e il nostro spirito discerne che tu sei qui, lo stesso Gesù, ieri, oggi e in eterno. You're here in the form of the Holy Ghost to work through your church. To heal and to save. Hear us, Lord, as I commit to you these people and myself in the name of Jesus, God's Son. Amen. Sei qui nella forma dello Spirito Santo per operare tramite la tua Chiesa, per guarire e salvare. Ascoltaci, Signore, mentre affido a te queste persone e me stesso nel nome di Gesù, il Figlio di Dio. Amen. Oh, for His mercy, for His goodness, I just feel real washed out. That was on my heart, I had to say it. Oh, per la sua misericordia, per la sua bontà, mi sento proprio tutto lavato. Quello era sul mio cuore, dovevo dirlo. I hope I didn't hurt my Methodist, Baptist, or Pentecostal friend. If I did, I didn't mean to hurt you. I want to awaken you, shake you a little. We're at the end.
Spero di non aver ferito il mio amico metodista, battista o pentecostale. Se l'ho fatto, non intendevo ferirti. Voglio destarti, scuoterti un poco. Siamo alla fine. Not having discernment of the body of the Lord, separating ourselves, not seemingly having the faith. Non discernendo il corpo del Signore, separandoci apparentemente non avendo la fede. If there ever was a time that we needed every one of you, it's right now. You need me and I need you. God needs both of us. Let's join our hearts and efforts together. Semmai c'è stato un tempo in cui ci serve ognuno di voi, è proprio ora. Vi servo io e a me servite voi. A Dio serviamo entrambi. Uniamo i nostri cuori e sforzi. Let's not think because we're Nazarene, Pilgrim, Holiness, Catholic, Presbyterian, Pentecostals or what we are. Let's be Christians. Non pensiamo, perché siamo nazareni, pellegrini della santità, cattolici, presbiteriani, pentecostali o quello che siamo. Siamo cristiani. Let's discern the body of the Lord and reach out an arm to even to the vilest of sinner and bring them into the fold. That's my humble prayer. Discerniamo il corpo del Signore e allunghiamo il braccio anche per il peccatore più vile e portiamoli nell'ovile. Quella è la mia umile preghiera. That angel of God who came to Sodom, he comes, he's promised. Remember, that same angel came. Anyone knows that that was God. It wasn't that body because the body was dust. L'angelo di Dio che venne a Sodoma è venuto e gli è promesso. Ricordate, quello stesso angelo è venuto. Chiunque sa che quello era Dio. Non era quel corpo, perché il corpo era polvere. I spoke that to someone not long ago. That was God. He said, the minister, he said, oh, now, Brother Branham, you don't believe that man was God. I said, he was God. Abraham said he was. L'ho detto a qualcuno non molto tempo fa che quello era Dio. Ho detto, ha detto un ministro, ha detto, oh, ora, fratello Branham, non credi che quell'uomo fosse Dio? Ho detto, era Dio? Abramo disse che lo era. He called him Elohim. That's the Almighty God, him and two angels. Lo chiamò Elohim, quello è Dio Onnipotente, lui e due angeli. He said, but you thought he lived in a body? I said, that's so easy. Ha detto, bene, pensavi vivesse in un corpo. Ho detto, è così facile. We're made out of 16 elements, petroleum, cosmic light, and calcium, potash, so forth. God just gave him a little handful of them. Said, step in there, Gabriel. Step in there, Michael. And breathe one for himself. Siamo fatti di 16 elementi. Petrolio, luce cosmica e calcio, potassio, così via. Dio ne ha radunato solo una manciata. Ha fatto... Ha detto, entra là, Gabriele. Entra là, Michele. E ne soffiò uno per se stesso. So I've heard Sodom is about right. Let's go down and see. Let's go down ourselves. Abraham's been preaching and others has been preaching. Let's go see for ourselves. Disse, ho sentito che Sodom è quasi pronta. Scendiamo e guardiamo. Scendiamo noi stessi. Abramo ha predicato e altri hanno predicato. Vediamo da noi stessi. Where did they come to the elect? E dove andarono? Dall'eletto. This one sat behind and talked to Abraham. Abraham called him Elohim. What's a capital L and see if it isn't right. The Lord God Jehovah. He was in a body of flesh. Questo che rimase indietro parlò ad Abramo e Abramo lo chiamò Elohim. Osservate quella L maiuscola e vedete se non è giusto.
il Signore Dio Geova era in un corpo di carne. You just don't realize what God is. God can just... I'm glad I know that God. One of these days I won't be nothing but maybe volcanic ashes, but He'll speak and I'll come to life again. God. Proprio non realizzate cos'è Dio. Dio può solo... Sono felice di conoscere quel Dio. Uno di questi giorni non sarò altro che forse cenere vulcanica, ma egli parlerà e io verrò di nuovo in vita. Egli è Dio. My wife said not long ago, said, Billy, you're about bald-headed. I said, I haven't lost one of them. She said, where are they at? I said, tell me where they was before I got them. I'll tell you where they are waiting for me to come. Mia moglie mi ha detto non molto tempo fa, disse, Billy, sei quasi calvo. Ho detto, non ne ho perso neanche uno. Ha detto, dove sono? Ho detto, dimmi dove erano prima che li ricevessi. Ti dirò dove sono, che aspettano il mio arrivo. It's right. There's not one hair of your head shall perish. The God of heaven, with control of all things, will say, William Branham or so forth, come forth and I'll come in his likeness. Hallelujah. È giusto! Nessuno dei capelli del vostro capo perirà. Il Dio del cielo, che controlla ogni cosa, dirà William Branham o così via. Fatti avanti e io verrò a sua somiglianza. Alleluia! That same God by the Holy Ghost is dwelling among us tonight. In the Shekinah glory. Proving himself by the same natural signs that he did. Quello stesso Dio tramite lo Spirito Santo dimora fra noi stasera nella gloria della Shekinah, dimostrando se stesso tramite gli stessi segni naturali che fece. If a vine bears grapes today, it'll bear grapes tomorrow. If it's a grapevine, it'll always have grapes. Se una vite porta uva oggi, porterà uva domani. Se una vite, avrà sempre uva. We'll never get in under intellectual. We'll have to come in by the Holy Ghost, because that's the only kind of a spirit that the Holy Ghost Church bears. The fruits of the Spirit, the life of Christ in us. Non lo otterremo mai secondo l'intellettuale. Dovremo entrare tramite lo Spirito Santo, perché è l'unico tipo di Spirito che porta la Chiesa dello Spirito Santo, i frutti dello Spirito, la vita di Cristo in noi. That same angel here, a witness before Sodom and Gomorrah is destructing, goes to destruction. Quello stesso angelo è qui, un testimone prima della distruzione di Sodoma e Gomorra. Vanno in distruzione. Now let's see, how many has prayer cards? Raise up your hands. 40 or 50. How many don't have prayer cards? Raise up your hand. Well, there's three times as many. Ora vediamo, quanti hanno biglietti di preghiera? Alzate la mano. Ce ne sono 40 o 50. Quanti non hanno biglietti di preghiera? Alzate la mano. Ebbene, ce ne sono tre volte tanti. All right. I feel led to do something. Let's just take the ones that hasn't got prayer cards. Let the ones with prayer cards maybe, well, they can get in too. But on this discernment, we want just ones without prayer cards. Raise your hands again, ones that's sick and hasn't got prayer cards. I can get an idea who you are. All right. Bene, mi sento guidato a qualcosa. Prendiamo solo quelli che non hanno biglietti di preghiera. Che quelli che hanno biglietti di preghiera forse, ebbene, anche loro possono entrare. Ma in questo discernimento vogliamo solo quelli senza i biglietti di preghiera. Alzate le mani di nuovo. Quelli che sono malati e non hanno biglietti di preghiera. Così ho un'idea di chi siete. Bene. Here is a showdown. Do you believe I've told you the truth? You believe you have spiritual discernment to know that it's the truth? Ecco una prova di forza. Credete che vi abbia detto la verità?
Credete di avere discernimento spirituale per sapere che è la verità? We don't have to come up here. I'm not a healer. I'm a man. I'm your brother. Christ is your healer. If you can just recognize him to be here. Non dobbiamo salire qui. Non sono un guaritore. Sono un uomo. Sono vostro fratello. Cristo è il vostro guaritore, se solo potete riconoscere che Egli è qui. Now, if it comes to healing you, if he was standing right here with this suit on, he couldn't heal you because he's already done it. Ora, se fosse per guarirvi, se Egli si trovasse proprio qui, con indosso questo abito, Egli non potrebbe guarirvi, perché l'ha già fatto. He could only prove that he was the Christ. How would you know it? By the fruit of the Spirit, you know him. Potrebbe solo dimostrare di essere il Cristo. Come lo sapreste? Dal frutto dello Spirito. Lo riconoscete. What kind of a life did he do? What did he do when he was sure to prove he was Messiah? When he was showed Peter and John, or Peter and Nathaniel and them, by telling them who they were, where they come from, that was his sign. To the Jews, that was the closing of their age. Che tipo di vita fece? Cosa fece quando era qui per dimostrare di essere il Messia? Quando fu mostrato Pietro e Giovanni, o Pietro e Natanele e altri, dicendo loro chi erano, da dove venivano, quello era il suo segno per i giudei. Quella era la conclusione della loro epoca. There was another class of people looking for him to come. That was the Samaritans, which is half Jew and half Gentile. C'era un'altra classe di persone che aspettava il suo arrivo. Erano i Samaritani, che sono metà giudei e metà gentili. He told the woman at the well about her sins, and she recognized it to be the sign of the Messiah. She said, "We know that the Messiah will tell us these things, but who are you?" He said, "I'm he." Disse alla donna al pozzo dei suoi peccati e lei lo riconobbe essere il segno del Messia. Disse, sappiamo che il Messia ci dirà queste cose, ma tu chi sei? E gli disse, io son d'esso. Now he did not go to the Gentiles, did he? For the Gentiles was looking for him. Ora, egli non andò dai gentili. Lo fece? Perché i gentili non lo aspettavano. And how many believes that God is infinite? Sure he's infinite. Then he cannot say one thing or do one thing here and do something over here and be just. He's got to do the same thing. If he's got a better plan, then he ought to have done it the first place. E quanti credono che Dio è infinito? Certo, egli è infinito. Allora non potrebbe dire una cosa o fare una cosa qui e fare qualcosa qui ed essere giusto. Egli deve fare la stessa cosa. Se avesse avuto un piano migliore, allora avrebbe dovuto attuarlo fin dall'inizio. When God's called on the scene for anything, and the judgment that he makes there, if one sinner ever cried to God, and God saved him on the merits of his faith, he's got to save the next sinner, and the next sinner, and the next sinner. He's got to do it the same time, or he did wrong when he saved the first sinner. Quando Dio viene chiamato sulla scena per qualcosa e per il giudizio che egli fa in quel posto, se un peccatore abbia mai gridato a Dio e Dio l'ha salvato in base ai meriti della sua fede, egli deve salvare il peccatore successivo e il peccatore successivo e il peccatore successivo deve farlo allo stesso tempo o ha agito male quando ha salvato il primo peccatore. Got to do the same thing by healing. He's already finished that work. The only thing that you have to recognize is that he is not a myth. He's not some historical God. He's a God present. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, right now. Deve fare la stessa cosa tramite guarigione. Ha già finito quell'opera. L'unica cosa è che dovete riconoscerlo. Egli non è un mito, non è un Dio storico. Egli è un Dio presente. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, proprio ora. Do you believe he's here? Would you discern it? I want to turn my back to this audience. I'm praying the Holy Ghost will prove what I've said tonight, the closing of this message, that
the same signs that Jesus said was give to Sodom will be give to this generation. Credete che egli è qui? Lo potete discernere? Voglio girare la schiena a quest'uditorio. Pregherò. Lo Spirito Santo dimostrerà quello che ho detto stasera, la conclusione di questo messaggio, che gli stessi segni che Gesù disse furono dati a Sodoma, saranno dati a questa generazione. As it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Then you discern what spirit's here. Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Allora discernete che spirito c'è qui. Who was it again? Is sick and has not a prayer card? We want to get the prayer cards. We're going to pray for all them. Chi era di nuovo che è malato e non ha un biglietto di preghiera? Vogliamo prendere i biglietti di preghiera. Pregheremo per tutti loro. I can't tell you who's who. God does know. First, I just want to find someone that the Holy Spirit. Ora non posso dirvi chi è chi. Dio lo sa. Prima voglio solo trovare qualcuno cui lo Spirito Santo. Each one of you now, just start praying and saying, Lord, be merciful now unto me. And help me. And see if he will do as he said he would do. I just watch for his sign. Ognuno di voi ora solo inizia a pregare e dire, Signore, sii misericordioso ora verso di me e aiutami. E vedete se egli farà come ha detto avrebbe fatto. Guardo solo il suo segnale. How many knows that Jesus today is a pillar of fire that followed the children of Israel? I came from God and I go to God. Is that what he said? Quanti sanno che Gesù oggi è una colonna di fuoco che seguiva i figli di Israele? Sono venuto da Dio e vado a Dio. È quello che disse? And when Paul met him on the road down to Damascus, what was he? The great light, the pillar of fire. He's the same one today, the Holy Spirit of God. E quando Paolo lo incontrò sulla via di Damasco, che cos'era? La grande luce, la colonna di fuoco. Egli è lo stesso oggi, lo Spirito Santo di Dio. The body of Jesus sits at the right hand of God, on his throne in heaven. But his spirit is here on earth, completing and finishing his work. Il corpo di Gesù siede alla destra di Dio sul suo trono in cielo, ma il suo spirito è qui sulla terra, completando e finendo la sua opera. And that same spirit that lived in the body of Jesus Christ was the same spirit was in that angel that come to Sodom and Gomorrah. Do you believe that? The same one that followed the children of Israel, the same God. E quello stesso spirito che visse nel corpo di Gesù Cristo era lo stesso spirito che era in quell'angelo che venne a Sodoma e Gomorra. Lo credete? Lo stesso che seguiva i figli di Israele. Lo stesso Dio. Jesus said, I'm that rock that was in the wilderness. Your fathers eat manna and they're dead. And I'm the bread of life that come from God out of heaven. I'm that bread. I'm that rock. Gesù disse, io sono quella roccia che era nel deserto. I vostri padri mangiarono la manna e sono morti. Io sono il pane di vita che viene da Dio, dal cielo. Io sono quel pane. Io sono quella roccia. Why you say you've seen Abraham and you're not only 50 years old? He said, before Abraham was I am. Ebbene dici di aver visto Abramo e non hai più di 50 anni. Egli disse prima che Abramo fosse, io sono. Who was the I am, that burning light that was in the bush that talked to Moses? He's the same Jesus tonight. Chi era l'io sono? Quella luce che ardeva nel pruno che parlò a Mosè. Egli è lo stesso Gesù stasera. That's a statement, isn't it? I challenge that. Challenge any believer to believe it. È una dichiarazione, non è così? Lo sfido. Sfido ogni credente a crederlo. This little lady seeing that little white thing on her hat. You got a prayer card? You? You sick? Are we strangers to one another?
God knows us both. Questa piccola signora seduta là, una cosetta bianca sul cappello. Hai un biglietto di preghiera? Sei malata. Siamo estranei uno all'altra. Dio conosce entrambi. There's a light over the woman, if you can see it. Circling right above her. She was praying. Is that right? C'è una luce sopra la donna. Sei riuscita a vederla volteggiare proprio sopra di lei. Lei stava pregando. È giusto? No, you have not a chance to come up here. But you were praying because I see just below that is a dark shadow. It's death. The woman's shattered to death. She has a cancer. No, non hai possibilità di salire qui, ma stavi pregando perché, vedo, appena sotto quello c'è un'ombra oscura. È morte. La donna è adombrata a morte. Ha un cancro. You believe God can heal you? Cancer of the breast. And I see a doctor looking at it. And he tells you that he's going to try to operate. And you're up for an operation. Credi che Dio può guarirti? Cancro al seno. E vedo un dottore che lo esamina e ti dice che cercherà di operare e aspetti un'operazione. And I see you walk from a platform or something or another. You are a preacher, a woman preacher. That's thus saith the Lord. E vedo che scendi da un palco o qualcos'altro. Sei una predicatrice, una donna predicatrice. E il così dice il Signore. Is that right, lady? What he said, was that right? Stand on your feet if that's right. È giusto, signora? Quello che ha detto era giusto? Alzati in piedi, se è giusto. Now, do you believe that, can you discern that that's the same Jesus that touched, the woman touched his garment? Not me, him. I don't know the woman. She don't know me. God knows us both. God bless you, sister. Ora credi? Potete discernere che è lo stesso Gesù che ha toccato la donna, ha toccato la sua veste? Non me, lui. Non conosco la donna. Lei non mi conosce. Dio ci conosce entrambi. Dio ti benedica, sorella. I see a lady in a vision. She's praying. She's a young woman. She's sitting right here. It's something about a baby. She's had a baby. No, it's a miscarriage. That's what it's been. A dead baby. Vedo una signora in una visione. Sta pregando. È una donna giovane seduta proprio qui. C'è qualcosa in merito ad un bambino. E lei vuole... No, lei ha avuto un bambino. No, è un aborto. Ecco cos'è stato, un bambino morto. She's from Kentucky and her name is Martin. Where are you, Miss Martin? Yeah, with the real address? È del Kentucky e il suo nome è Martin. Dove sei, signora Martin? Sì, con un vestito giallo. That's true, is it, lady? Stand on your feet if that's so. I don't know the woman, but God knows her, and there she is. Blessed be the name of the Lord God. È vero, lo è, signora? Alzati in piedi se è così. Non conosco la donna, ma Dio la conosce, ed eccola là. Benedetto sia il nome del Signore Dio. Amen. Right behind her sits a lady. Amen. She's got hemorrhoids. She's got trouble in her right side. Kind of a heavy set woman with a black looking dress on. You got a prayer card, lady? You don't have? You don't need it. Proprio dietro di lei c'è una signora. Ha le emorroidi. Ha un problema sul fianco destro, una donna piuttosto appesantita, con indosso un vestito dall'aspetto nero. Hai un biglietto di preghiera, signora? Non ce l'hai? Non ti serve. Do you believe that you had faith to touch something you never touched me? You touched him. All right,
then raise up your hand with your handkerchief in it and accept your healing. Go home and be well in the name of Jesus Christ. Credi di aver avuto fede da toccare qualcosa? Non hai toccato me, hai toccato lui. Bene, allora alza la mano con dentro il tuo fazzoletto e accetta la tua guarigione. Vai a casa e sii sanata nel nome di Gesù Cristo. Look here, there sits a little lady back here with a checkered looking dress on. She's got her head bowed. She's praying for her father. He's got liver trouble. You believe the Lord will heal him, sister? You believe it? Then you can have it. Guardate qui. Là è seduta una piccola signora qui dietro con indosso un vestito a quadri. Ha il capo chinato. Sta pregando per suo padre. Lui ha un problema al fegato. Credi che il Signore lo guarirà, sorella? Lo credi? Allora puoi averlo. Lady, you were awful kind to her to tell her that it was her. The reason you said that because the Holy Spirit moved right over to you too. That's right. You have a prayer card? You don't need one. Signora, sei stata molto gentile con lei a dirle che era lei. Il motivo per cui l'hai detto? Perché lo Spirito Santo si è mosso anche proprio sopra di te. È giusto. Hai un biglietto di preghiera? Non ce l'hai? Non te ne serve uno. You're praying for a mother. And you're thinking of bringing her to church tomorrow night. That's right. Don't have to do it. Lay your hands on her and call the name of the Lord Jesus. She'll get well if you believe it. Stai pregando per una madre e stai pensando di portarla in chiesa domani sera. È giusto. Non devi farlo. Imponi le mani su di lei e invoca il nome del Signore Gesù. Lei starà bene se lo crederai. I challenge your faith. Who else has not a prayer card? Wants to believe. Sfida la vostra fede. Chi altri non ha un biglietto di preghiera e vuole credere? You, sitting here in front. You believe me to be God's prophet? A prophet is a messenger to an age. You believe I have God's message? You do it. Tu, posto qui davanti, credi che io sia il profeta di Dio? Un profeta è un messaggero per un'epoca. Credi che abbia il messaggio di Dio? Lo credi? I don't know you, but God does know you. If God will tell me your troubles, will you accept it as your healing? Believe that it is His? Non ti conosco. Ma Dio ti conosce. Se Dio mi dirà i tuoi problemi, lo accetterai come tua guarigione? Crederai che è sua? You can discern then that if your spirit can touch him now while I'm talking to you, then you'll accept your healing, will you? Puoi discernerlo allora, quello? Se il tuo spirito ora può toccarlo mentre ti parlo, allora accetterai la tua guarigione. Lo farai? It's your chest. Scarred tissue. And besides that, you're a preacher. That's right. That's thus saith the Lord. Hallelujah. Believe God. È il tuo petto, tessuto cicatrizzato. E oltre a quello, sei un predicatore. È giusto. È il così, dice il Signore. Credi a Dio. I'm going to turn my back. Pray. See if he's the same angel. See if it's the same God that promised when he had his back turned to the tent. Pray, some of you. That the Lord God that sent his angel and proved that Sodom was the end was at hand. Girerò la schiena. Pregate, vedete se è lo stesso angelo, vedete se è lo stesso Dio che ha promesso quando aveva la sua schiena girata verso la tenda. Pregate, alcuni di voi, che il Signore Dio che mandò il suo angelo e dimostrò che Sodoma era la fine era vicina. Oh Lord God, send your angel tonight and give the same discernment because it's the promise of your son. And let it be so.
Oh Signore Dio, manda il tuo angelo stasera e dai lo stesso discernimento, perché è una promessa di tuo figlio e lascia che sia così. A woman stands before me and she's suffering the catarrh of the head. She's back in this direction, for I feel her pulling her faith. Her name is Miss Wiley. Una donna sta davanti a me e soffre di cataratta al capo. È dietro in questa direzione perché la sento tirare la sua fede. Il suo nome è signora Wiley. Where's she at? Let's see, back in here somewhere. Whatever the, there. Was that true, lady? All right, go home and be well. Have faith in God. Dove si trova? Vediamo. Qui dietro, da qualche parte. Qualsiasi cosa, la signora. Là, era vero, signora? Bene, vai a casa e sii sanata. Abbiate fede in Dio. Some of the rest of you pray somewhere. Let it be known, Lord, our God. Alcuni degli altri preghino da qualche parte. Che si sappia, oh Signore, tu sei Dio. There's a woman standing before me that's a praying back in the audience, and she has complications. She's wearing a red and white check dress. Her name is Miss Lake. C'è una donna che sta davanti a me, che sta pregando in fondo all'uditorio e ha delle complicazioni. Indossa un vestito rosso e bianco a quadri. Il suo nome è signora Lake. Where are you at, Mrs. Lake? Stand on your feet wherever. God bless you. Go home and be well. Your faith has saved you. Dove sei, signora Lake? Alzati in piedi ovunque. Dio ti benedica. Vai a casa e sii sanata. La tua fede ti ha salvata. That's the same Jesus. It's the same angel. Have you got discernment to discern the Lord's body? Do you believe that I'm telling you the truth? Do you believe that Christ has given witness of it? If you believe that, raise up your hands. È lo stesso Gesù, è lo stesso angelo. Avete discernimento? Discernete il corpo del Signore. Credete che vi stia dicendo la verità? Credete che Cristo ne stia dando testimonianza? Se lo credete, alzate le mani. How many believers are in here? Shake your hands like this. Then you believe me as God's prophet. Don't you doubt one bit. Take those hands that you're waving towards God and lay on somebody next to you, and you'll see the glory of God. Quanti credenti ci sono qui dentro? Agiteranno le mani così. Allora credetemi come profeta di Dio. Non dubitate affatto. Prendete quelle mani che state muovendo verso Dio e imponetele su qualcuno vicino a voi e vedrete la gloria di Dio. That's all he can do. Can you discern the Lord's body? Can you discern that his spirit is here? These signs shall follow them that believe. If they lay their hands on the sick, they shall recover. È tutto quello che egli può fare. Potete discernere il corpo del Signore? Potete discernere che il suo spirito è qui? Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione. Lord God, creator of heavens and earth, author of everlasting life, make Satan turn loose of every believer in here. They've got their hands laid on one another, and they are believers. They're having faith in God, and they believe that you'll do it. Signore Dio, creatore di cielo e terra, autore della vita eterna, fai sì che Satana lasci libero ogni credente qui dentro. Hanno le mani imposte uno sull'altro e sono credenti. Hanno fede in Dio e credono che tu lo farai. Oh Lord, your words cannot fail, no more than your promises. And your promises was, if they lay their hands on the sick, they shall recover. Oh, Signore, le Tue parole non possono fallire, non più delle Tue promesse. E le Tue promesse erano, se imporranno le mani sui malati, riceveranno guarigione.
Now, Satan, you foul demon of oppression that's beaten these people down to the dust, I adjure thee by the name of Jesus Christ, the Son of the living God, that you turn them loose. Come out of them in the name of Jesus Christ. Ora, Satana, tu malvagio demone di oppressione che hai abbattuto queste persone fino alla polvere, ti comando nel nome di Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente, di lasciarli liberi. Esci da loro nel nome di Gesù Cristo. Now lay your hands on one another and pray the prayer of faith. And when you feel the Spirit of God, discern it, that it is God's promise to you. Everyone that can feel that God's power is moving in you, stand to your feet and accept your healing. Ora imponete le mani uno sull'altro e pregate la preghiera di fede. E quando sentite lo Spirito di Dio, discernetelo che è la promessa di Dio per voi. Ognuno che può sentire quella potenza di Dio che si muove in voi, si alzi in piedi e accetti la propria guarigione. I command you in the name of Jesus Christ, every one of you believers, to rise to your feet and accept Jesus as your personal healer. Vi comando nel nome di Gesù Cristo, ognuno di voi credenti, di alzarvi in piedi e accettare Gesù come vostro personale guaritore. Come up, you in those wheelchairs, cots, wherever it is, rise up, believe God, in the name of the Lord Jesus Christ, be healed. Alzatevi voi nelle sedie a rotelle, lettighe, ovunque sia, alzatevi, credete a Dio, nel nome del Signore Gesù Cristo siate guariti. They're raising up out of cots and wheelchairs and everything. All right, Brother Sullivan. Si stanno alzando dalle lettighe, sedie a rotelle e ogni cosa. Bene, fratello Sullivan.